Salve a tutti, oggi mi vorrei intrattenere con voi sul L'Achete. Il L'Achete è uno dei dialoghi cosiddetti socratici di Platone e tratta del coraggio. Mi vorrei intrattenere in particolare su alcuni brani che ho scelto, i quali ci daranno l'occasione per toccare alcuni temi che a me sembrano di particolare interesse. Bene, intanto il dialogo interviene tra Lisimaco e Melesia, che sono due cittadini ateniesi, discendenti di personaggi importanti che hanno dato lustro alla loro famiglia, ma che non hanno essi stessi compiuto nessuna impresa notevole. Di questo essi si lamentano un pochino, danno un po' la colpa ai genitori che per occuparsi delle faccende della patria hanno trascurato la loro educazione. E dunque Lisimaco e Melesia cercano, almeno dicono, di non voler commettere lo stesso errore con i loro figli e quindi invitano Nicia e Lachete, due personaggi importanti che si sono invece distinti per essere stati comandanti militari, per aver dunque, per essersi comportati sempre con coraggio, appunto, nelle diverse circostanze in cui si sono trovati a dover difendere la patria. Naturalmente c'è Socrate, che a un certo punto prenderà la parola e condurrà la discussione. Il dialogo è aporetico nel senso che alla fine, dopo una indagine intorno al coraggio, dopo alcuni tentativi di rispondere alla domanda che cosa sia il coraggio, si arriva a una conclusione negativa. Praticamente non si riesce a trovare una definizione di coraggio che soddisfi gli interlocutori. Questo è tipico di molti altri dialoghi cosiddetti socratici di Platone. Quello su cui però io vorrei portare la vostra attenzione sono tre punti, diciamo così, tre aspetti che mi sembrano interessanti. Il primo aspetto viene messo in evidenza da Lachete. Lachete, che appunto è questo generale coraggioso, no? Che ha ben figurato nei confronti appunto della patria, della sua patria di Atene. Lachete si esprime in questi termini a proposito di un maestro d'armi che in quella circostanza aveva dato esibizione della sua perizia nel maneggiare le armi, e Lisimaco e Melesia in realtà avevano invitato Nicia, Lachete e Socrate ad assistere proprio a questa dimostrazione nell'uso delle armi. Ecco, questo Lachete si esprime negativamente nei confronti di questo maestro d'armi. Nicia precedentemente si era invece espresso favorevolmente, aveva detto che insegnare ai ragazzi l'uso delle armi era un esercizio importante che poteva aiutare appunto i ragazzi anche a sviluppare quel coraggio che in effetti è una virtù importante dei cittadini in funzione della difesa della patria. Lachete ricorda un episodio in cui questo maestro d'armi, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ha invece dimostrato coraggio e abilità nel momento in cui si doveva affrontare proprio il rischio della battaglia. Quindi Lachete sostiene che l'esibizione spettacolare, per quanto abile nell'uso delle armi, non è
necessariamente garanzia di coraggio in battaglia. La Chete dunque prende spunto da questo suo episodio per rilevare che un conto è ciò che si dice a proposito della virtù del coraggio e della virtù in generale, un conto invece sono i fatti che testimoniano se una persona è coraggiosa oppure non lo è. E a questo proposito vi vorrei leggere un brano in cui appunto la Chete pone questa distinzione e dice che a lui sembrano belli soltanto quei discorsi che sono coerenti con le azioni. Cioè, in sostanza, un discorso è bello, è gradevole e lui lo approva soltanto se è fatto da qualcuno che poi mette in pratica quanto dice. Mentre gli danno fastidio, gli sembrano brutti quei discorsi sulla virtù fatti da coloro che poi non li mettono in pratica, cioè fatti da uomini che poi non sono affatto virtuosi, non mostrano nelle loro azioni di essere virtuosi. Leggiamo dunque il brano. Dunque, dice la Chete rivolto a Nietzsche: la mia posizione nei confronti dei discorsi è semplice, Nietzsche, o se vuoi non semplice ma duplice. Infatti, da qualcuno potrei essere considerato amante dei discorsi e da altri nemico dei discorsi. Infatti, quando sento un uomo parlare della virtù o di una qualche forma di sapienza, intendo un uomo che sia veramente tale e degno delle cose che dice. Io provo piacere in sommo grado, ammirando allo stesso tempo la piena sintonia e la corrispondenza fra chi parla e le cose che vengono dette. E un uomo come questo mi pare che sia veramente un musico che accorda in perfetta armonia non una lira né altri strumenti di divertimento, ma in realtà la sua stessa vita, in modo che vi sia un perfetto accordo fra parole e opere. Chi agisce invece in modo contrario mi infastidisce, quanto meglio sembra parlare, e questo mi fa sembrare uno che detesta i discorsi. Ecco, quindi questo è un punto importante che ci dà anche la misura di come i greci considerassero la filosofia non tanto come un esercizio teorico, quanto come una pratica di vita. Quindi qui la Chete non fa altro che mostrare, diciamo così, il suo apprezzamento nei confronti di coloro che fanno quel che dicono, soprattutto a proposito della virtù. Un uomo degno, un uomo veramente virtuoso, è colui che mette in pratica i propri convincimenti, colui che fa seguire ai discorsi delle azioni che sono in armonia con quei discorsi. Virtuoso è colui che armonizza la propria vita con le proprie convinzioni, con ciò che egli dice. E questi discorsi sembrano alla Chete belli e buoni, quindi può sembrare ad alcuni che la Chete approvi bei discorsi, ma non tanto in quanto sono bei discorsi, ma al contrario soltanto perché vengono detti da qualcuno che poi, diciamo così, mette in pratica questi discorsi. Un discorso sulla virtù è bello quando colui che lo dice realizza nella sua vita la virtù di cui parla. Mentre gli danno fastidio, gli sembrano brutti tutti quei discorsi fatti da coloro che invece non fanno seguire alle parole delle azioni adeguate, delle azioni conformi a quanto essi hanno detto. È un po' la differenza che c'è tra il parlar franco, cioè il dire ciò che si pensa e far seguire appunto a quello che si pensa e si dice delle azioni corrispondenti, e l'arte della persuasione retorica, che è un'arte, diciamo così, ingannatoria,
Pensiamo appunto alla propaganda politica, cui non importa tanto la qualità dell'uomo, ma importa che questo uomo sappia persuadere il suo pubblico di ciò a cui lui stesso non crede e non mette in pratica nella propria vita. Quindi l'Achete, come figura, diciamo così, di uomo coraggioso, qui mostra il suo aperto fastidio nei confronti della retorica, nei confronti di quei discorsi che, pur essendo impeccabili, pur sembrando apparentemente belli, in realtà sono brutti quando chi li fa non crede a quanto dice e non mette in pratica quanto dice. L'altra questione di cui vi vorrei parlare si trova alla fine del dialogo e viene messa in bocca a Socrate. Quindi Platone fa dire a Socrate qualche cosa che secondo me andrebbe tenuta ben presente. E cioè alla fine del dialogo Socrate fa notare che non si è arrivato ad alcuna conclusione. Abbiamo detto che si tratta, che il Lachete è un dialogo aporetico, si cerca la definizione del coraggio, ma non la si trova. Non starò a dire tutte le fasi del dialogo, ma per dirla in maniera molto veloce, molto semplice, ci si chiede non tanto chi sia l'uomo coraggioso, si sa chi è l'uomo coraggioso, Lachete è un uomo coraggioso, Socrate è un uomo coraggioso, per la testimonianza dello stesso Lachete, il quale ricorda come nella battaglia di Delio, battaglia che gli Ateniesi, in cui gli Ateniesi vennero sconfitti, Lachete, che combatteva a fianco di Socrate, ricorda appunto la fermezza e il coraggio di Socrate durante la ritirata e dice apertamente che se tutti gli Ateniesi fossero stati coraggiosi come Socrate, probabilmente la loro città non avrebbe subito la disfatta che subì. Dunque non si tratta tanto dell'uomo coraggioso, si sa che cosa, chi è l'uomo coraggioso, ma si tratta di definire il coraggio. E in questo tentativo di definire il coraggio si arriva a dare una definizione che tuttavia è adatta anche alle altre virtù. Si arriva a dare una definizione che può essere applicata anche alla giustizia, anche alla temperanza e ad ogni altra virtù. E dunque alla fine Socrate fa notare che in realtà non si è giunti ad una definizione del coraggio. Si cercava appunto la definizione di questa virtù particolare, e si è arrivati invece ad una definizione in base alla quale non è possibile distinguere il coraggio dalle altre virtù. E dunque in questo senso il dialogo ha un esito negativo, un esito aporetico che apre tuttavia la via ad una ulteriore ricerca. È proprio questo aspetto della ricerca incessante che Socrate fa rilevare. Ora la ricerca però non è fine a se stessa, non si tratta semplicemente di scoprire la definizione del coraggio, ma come abbiamo detto poco fa, lo scopo della filosofia è quello di accordare la teoria alla pratica di vita, cioè di far sì che la ricerca porti a una sorta di modifica dell'atteggiamento dell'uomo nei confronti dei suoi simili, nei confronti della patria, nei confronti delle situazioni in cui egli viene a trovarsi nella vita. Quindi ha una sorta di cambiamento del comportamento. E dunque ecco che insegnare il coraggio significa far sì che colui a cui viene insegnato il coraggio, la virtù del coraggio, si comporti in ogni circostanza della vita
coraggiosamente, come appunto diceva la Kate. Ecco, quello è un buon insegnamento, un buon discorso sul coraggio, è quello che cambia in un certo senso l'individuo e non soltanto gli dà la nozione del coraggio, ma fa sì che appunto egli agisca coraggiosamente, cioè accordi la sua vita con la scienza che egli ha acquisito. La conclusione dunque è negativa. Nel momento in cui, alla fine del dialogo, gli interlocutori di Socrate gli chiedono tutti quanti che avrebbero piacere a che Socrate insegnasse, no? Diventasse, diciamo così, l'insegnante dei loro figli, e Socrate si schernisce e dice: ma come posso io insegnare ai vostri figli, insegnare, sottinteso, la virtù, se noi stessi, tutti quanti insieme, non siamo riusciti a dare una definizione del coraggio? Dunque, dice Socrate, la cosa migliore che possiamo fare è continuare la nostra ricerca e vedere se per caso troviamo un buon maestro, un maestro cioè che sappia insegnarci ciò che noi non siamo riusciti a trovare. E a questo punto ecco il brano che a me sembra, diciamo così, importante, no? Tenere presente la riflessione che questo brano può produrre in noi, e cioè la riflessione riguarda il fatto che in nessun momento della nostra vita, anche quando siamo arrivati ad una certa età, dobbiamo vergognarci di imparare da chi ne sa più di noi. Ma passiamo senz'altro alla lettura del brano, che, come vi dicevo, si trova alla fine del dialogo. Dice dunque Socrate: sarebbe terribile questo Lisimaco, che io non volessi impegnarmi perché diventaste migliori quanto più è possibile. Ecco, vi dicevo che Lisimaco, Melesia, Nicia e Lachete avevano espresso il desiderio che Socrate si occupasse dell'educazione dei ragazzi. Socrate risponde: lo farebbe volentieri, solo che si sentisse all'altezza di questo compito. Se nei nostri ragionamenti di poco fa mi fossi dimostrato come uno che sa, e questi due invece no, cioè Nietzsche e Lachete, sarebbe giusto chiamare me per svolgere tale compito. Invece ora ci siamo trovati tutti in difficoltà allo stesso modo. Allora, perché mai si dovrebbe scegliere qualcuno tra noi? A me sembra che non si dovrebbe scegliere nessuno di noi. Ma poiché le cose stanno in questo modo, considerate se non vi sembra sensato il mio consiglio. Io dico allora, amici, e nessuno diffonda la notizia, che bisogna che noi tutti ricerchiamo insieme, prima di tutto per noi, un maestro, il migliore possibile, perché ne abbiamo bisogno. E poi per i ragazzi, senza risparmiare né denaro né niente altro. Lasciare però noi stessi nella condizione nella quale ci troviamo non lo consiglio proprio. Se poi ci sarà qualcuno che ride di noi per il motivo che, trovandoci a questa età, riteniamo conveniente frequentare ancora un maestro, sarà opportuno mettergli di fronte Omero, il quale diceva che non è buono il pudore per chi ha bisogno. Perciò non teniamo in nessun conto se qualcuno avrà qualcosa da dire e noi in comune prendiamoci cura di noi stessi e dei ragazzi. Ecco qui il punto importante che volevo far notare. Questo prendersi cura di se stessi. La parola greca è epimeleia. Il prendersi cura di sé. Quindi qui è Socrate come se dicesse:
noi siamo in una situazione, diciamo così, di ignoranza. Abbiamo provato, abbiamo cercato la definizione del coraggio, abbiamo cercato di capire che cos'è il coraggio, ci siamo trovati di fronte ad una difficoltà, dobbiamo ammettere il nostro limite, dobbiamo ammettere la nostra ignoranza, non ci dobbiamo tuttavia arrendere, dobbiamo continuare la nostra ricerca, la dobbiamo continuare insieme e se possibile dobbiamo fare di tutto per guardarci intorno e vedere se c'è qualcuno che ne sa più di noi. Cioè se c'è qualcuno, qualche buon maestro, che sappia non solo dirci che cos'è il coraggio, ma sappia appunto anche egli educare i ragazzi al coraggio, a far sì che essi accordino la loro vita con la conoscenza della virtù. Bene, quindi vedete che Socrate pone di fronte a se stesso e di fronte ai suoi interlocutori un compito. Egli ammette intanto la propria ignoranza e questa ammissione di ignoranza, diciamo così, è un punto fondamentale, la ritroveremo, la troviamo anche nell'apologia di Socrate, in cui appunto rispondendo all'oracolo di Delfi, che aveva appunto indicato Socrate come il più sapiente degli uomini, Socrate si mette alla ricerca di che cosa potesse voler dire l'oracolo, dal momento che lui stesso credeva, era convinto di non essere affatto sapiente, ma anzi ignorante, e dopo aver interrogato i suoi concittadini, dal più importante al più umile degli artigiani, egli si rende conto del significato dell'oracolo, e cioè egli era il più sapiente degli ateniesi proprio perché una cosa era riuscita a comprendere, cioè di essere ignorante, di ignorare in modo particolare ciò che più conta per gli uomini, di ignorare ciò che fa sì che ognuno di noi possa aver cura di sé. Quindi questo prendersi cura di sé in particolare è un prendersi cura della propria anima, per cui l'invito di Socrate è quello di cercarsi un maestro. Naturalmente Socrate qui lo dice con un po' di ironia, che la sappia più lunga di loro, che sia cioè capace non soltanto di insegnare una teoria, ma di insegnare a praticare questa teoria, cioè di insegnare la saggezza. Si tratta di cercare un, come dice in un altro luogo del dialogo, Socrate, un esperto nella cura dell'anima, un technikos peri psiches terapeia. E naturalmente, ecco, come dicevo prima, si apre una prospettiva, tutta una prospettiva che è sostanzialmente la prospettiva della filosofia greca e dunque della parte migliore della cultura occidentale. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.